Siamo nel momento cruciale della inaugurazione della nuova sede della RIT nell'area nord di Siracusa, la sede di Augusta nell'area del convento delle suore francescane di Assifoni, a pieno centro storico. Parlavo con la signora Lina Siracusa Giulia, abbiamo una volontaria. Cosa significa essere volontari di questa? Volontario LIT vuol dire, o comunque volontario vuol dire prestare un po' del giusto, ma di cosa consiste questa vostra prestazione? Sostenere, aiutare, dedicare un pochino di tempo, insomma, per... Ma voi, voglio dire, aiutate qui durante il pomeriggio, la mattina? Certamente, noi presteremo dei turni, faremo dei turni negli ambulatori, saremo di aiuto ai medici. E mi dica esattamente alle persone che cosa devono fare per farsi visitare qui alla LIT. Allora, e qual è la differenza fra la LIT e l'ospedale, per esempio? Ah, bene, guarda, qui all'ospedale ora no, dico dal punto di vista anche tecnologico. Qui chiunque facendo una tessera valevole che ha la validità di un anno può richiedere le varie prestazioni che la LIT mette a disposizione. Ma deve pagare la prestazione? Praticamente si fa una tessera che costa 10 euro e ha validità un anno. Validità un anno. E con quella, insomma. E ma ogni volta che uno chiede una prestazione? Una prestazione praticamente non possiamo parlare né di un ticket ma di un piccolo contributo che serve appunto a sostenere. Okay. E quindi questo serve per gli uomini e per le donne, mi pare. No, le parti per uomini e per donne. Va bene, allora questo è intanto importante. Chiunque allora può venire qui, via Sivoglio 154, commento. Non ha bisogno di una non ha bisogno. Basta che va in segreteria. Però scusi, i medici sono presenti. Va bene, allora grazie alla signora Giulia per questa informazione intanto e poi vedremo di approfondire l'argomento. Grazie. Grazie. Intervistiamo il dottore Castrobello, Claudio Castrobello, sono anche emozionato per questa inaugurazione della LIT ad Augusta, dopo tanti sforzi, dopo un anno di ricerca. Beh, dopo un anno di lavoro, certo sì, non ci ritroviamo oggi a inaugurare quello che era il programma della LIT in termini di prevenzione oncologica sul territorio. Abbiamo voluto capillarizzare questa azione che già portiamo avanti da tanto tempo nel nostro territorio, in particolar modo su Siracusa città, sull'area montana e anche sul territorio della città di Pachino, quindi per l'area sud. Quindi con questa nuova istituzione, di questo nuovo centro, e con professionisti di alto livello e con attrezzature di tutto rispetto, intendiamo proprio arginare quello che è il problema della prevenzione secondaria, facilitando quello che è la missione istituzionale della LIT, portando sinergie sul territorio, svolgendo un'azione sussidiaria anche nei confronti dell'istituzione sanitaria che rimane ovviamente il nostro caposaldo di salute. E ad Augusta chi secondo certi parametri hanno più bisogno della prevenzione, gli uomini o le donne? Per esempio gli uomini per quanto riguarda la prostata, per esempio, lo domando, e le donne per quanto riguarda il seno? Beh, diciamo che noi abbiamo 7 big killer che rappresentano quasi l'80% dei tumori che investe, diciamo, l'uomo e la donna, e ovviamente, diciamo, particolare attenzione hanno i tumori della sfera genitale femminile, quello della mammella della donna e i tumori praticamente dell'apparato genitale maschile, in questo caso vesciche e prostata. Facciamo praticamente tutto questo attraverso la istituzionalizzazione di ambulatori specialistici con degli specialisti che vengono anche dalla vicina Catania e dalla vicina Siracusa per portare professionalità di alto livello, e lo facciamo anche utilizzando una strumentazione di altissimo profilo, diciamo, scientifico, in maniera da poter garantire delle diagnosi sempre più precoci e sempre più fine. Ma come conviene? Bisogna prenotare? Per esempio, se io voglio fare una visita, io personalmente, una visita alla... ecco, che devo fare? Basta chiamare e ovviamente si prendono i recapiti e gli viene fissato il giorno, fa un tesserino di adesione all'associazione, perché questo lavoro lo facciamo per i nostri, sì, per i nostri associati, si associa, le daranno una giornata in cui viene e poi praticamente al momento della prestazione le verrà chiesto praticamente un semplice contributo che è pari al prezzo di costo della prestazione, perché essendo una onus la LIT non può praticamente fare realizzare il guadagno, bensì praticamente quella erogazione liberale di 10 euro, di 20 euro che viene chiesta
è solo per sostenere i costi di quell'azione promossa. Bene, grazie onore, benissimo, grazie. Sentiamo un'altra volontaria, Anna Maria Portoghese, che è dottoressa in tecnica della biologia, la quale è scherziamo semplicemente, però voglio dire che cosa noi volontariamente cosa si fa oggi? Noi siamo un gruppo di donne e uomini. Abbiamo visto solo donne in generale. Diamo il nostro servizio a titolo volontario e nell'organizzazione di varie manifestazioni, comunque più che altro iniziative, più che manifestazioni. Iniziative, buon gioco durante le varie visite. Ci colleghiamo a quanto ha detto padre Bernardo Presutto riguardo alla indispensabilità di questa struttura in quest'area. Ne parliamo con il direttore Lazzaro, il quale ci deve però fornire ragguagli riguardo a questa tecnica almeno, cioè alle vostre strutture tecnologiche. Sono all'avanguardia, sono alternative all'ospedale, sono necessarie proprio per la prevenzione. Allora ci faccio capire, soprattutto gli utenti vogliono sapere, si pagherà come, quando, è più importante questo. Allora, questo centro in realtà ha le caratteristiche per essere sussidiario all'attività che oggi viene svolta dal servizio pubblico. Ovviamente, essendo basato sulla volontarietà di tutti gli operatori e sulle associazioni, compresi i medici, non viene previsto che si debba pagare. Quello che accade è che per sostenere, come vedete, una struttura di questo tipo e per governarla c'è bisogno di avere dei fondi. Perché voi qua pagate la storia, noi qua siamo nella condizione data di voler recuperare il posto e di rendere il servizio al muro e semplice posto. Quindi per noi non, perché noi siamo una OMS, quindi non ci serve di avere nulla. La cosa bella, però questo me lo consentirà, è che unendo le forze, tutte le forze di questo territorio, e ce ne sono molte sane di tutti i tipi, di tutti i colori, io credo che possiamo fare e quindi scambiare il termine raccontare, parlare, dire, con fare. Noi stiamo facendo una cosa, se altre cose del genere vengono fatte, probabilmente questo territorio avrà tutta una serie di risposte. Questo è bello da dire, bene. Questa è l'emozione che proviamo noi oggi. Abbiamo fatto tutti insieme una cosa. Una domandina semplicissima, la LIRT è coopera con un'altra soluzione, quella del dottore Veronesi, per esempio il professore Veronesi, cioè l'AIC in questo caso? Le associazioni hanno tutta una serie di contatti tra di loro che si sviluppano a livello nazionale, poi normalmente vengono riportate sul territorio e si trasformano in campagne. Avete sentito parlare del nastro rosa, della settimana della prevenzione, quelle cose lì vengono fatte in tutta Italia, molto spesso sono anche fatte da altre associazioni, proprio che da lì, modelli che possono considerarsi sovrapponibili, e quindi c'è tutta una serie di forze che si occupano di questo, quindi effettivamente c'è una rete anche in quel senso sviluppatissima a livello nazionale che in molte aree del territorio è altrettanto sviluppata. E ci sono forti sinergie con il pubblico, con le ASP piuttosto che con le altre istituzioni che sono anche in questo caso molto sviluppate in alcune aree e in alcune altre meno, ma io ritengo che lo diventeranno. Ma l'ASP, cioè l'azienda provinciale da noi in Sicilia, si chiamano ASP, le ASP, tutto il resto d'Italia, come aiuta il clima? La DIRT è sussidiaria e sinergia dell'azione che ha l'ASP, l'ASP ovviamente è il servizio pubblico che si preoccupa della salute delle persone. Diciamo che noi seguiamo anche linee guida che possono venire dall'ASP, cerchiamo di lavorare in sussidiarietà e secondo alcune linee guida importanti che vengono anche dal servizio sanitario nazionale. Allora, dalla LIRT via Simone 154, appuntamento perciò a tutti gli utenti che vogliono venire qua.
soprattutto per l'attenzione. Grazie a voi.